Dal momento in cui nasce, la figlia di un uomo è il centro del suo universo. Le dà amore, la incoraggia, l'aiuta a diventare una donna forte e sicura di sé. E poi un giorno ti trovi faccia a faccia con l'amore della sua vita. Finalmente quei figli di puttana dei Fleming sono arrivati! Sì! Oh mio Dio! E che cazzo? Sembra che vado spesso in palestra. Steffi, portali su! Prego, prego, prego. Ha fatto fortuna con il gioco d'azzardo online. Quanto cazzo mi fa piacere che siate qui per le vacanze. Il nostro figlio ha 15 anni. Dai! Oh merda! Tu non dici cazzo! Laird non ha praticamente filtri, ma è un bravissimo ragazzo. Ricordi quando abbiamo fatto l'amore nella jacuzzi? Steph si è aperta come un fiore, avreste dovuto vederla. Non avrei dovuto vederla, ma ora è come se l'avessi vista. Nessuno vorrebbe vedere la figlia con uno così. Ho una gran voglia di abbracciarvi. Buonanotte. Non so quale sia il problema. Sono assolutamente normale. Ho una sorpresa. Ta-da! Quelli siamo noi. Siete voi! E c'è anche scritto buone feste. C'è scritto buone feste? Sì. Oh, cazzo! Non sapevo che avesse scritto buone feste. Ora me lo terrò per sempre. Ned, il giorno di Natale chiederò a Steffi di sposarmi e vorrei la tua benedizione. Sì? No. Senti, dammi solo un paio di giorni per conquistarti. Entro la mattina di Natale mi chiamerai figliolo e io ti chiamerò papà. Non credo che succederà. Succederà, papà? Scordatelo. Papà, sì? Basta. Cosa, papà? Questo, falla finita. Papà, ma di che parli? Steph, puoi avere chi vuoi, perché Laird? Mi rende molto felice. Quel ragazzo sta avvolgendo i suoi tentacoli intorno a ogni membro della nostra famiglia. A causa della sua influenza, tua madre si è data alla marijuana. Dai, monta! Non è un marito possibile per nostra figlia. Distruggerò quel vampiro. Boom! Shakalakalaka! Non dirai a Stephanie della proposta di matrimonio, vero? È un drone? Ci sta spiando! Cosa? Non sfidarmi! Oh, porca puttana! Ma che cazzo!